Cari amiche, cari amici, siamo giunti alla seconda domenica del tempo di Avvento ed è giusto chiederci chi è il protagonista della storia umana. Ascoltiamo che cosa ci racconta l'Evangelista Luca. Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea e Filippo suo fratello tetrarca dell'Iturea e della Traconitide, e Lisania tetrarca della Bilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, come è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia: «Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato. Le vie tortuose diverranno dritte e quelle impervie spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio». Cari fratelli, ci sono dei personaggi che di volta in volta qui prendono il potere. In effetti loro sembrerebbero gli attori principali di questo racconto, cioè quelli che lasciano un segno nella storia. E anche l'Evangelista Luca, in un primo tempo, sembra che voglia assecondare questa idea e questo progetto. L'Evangelista Luca, almeno per un momento, sembra avallare questa visione. Ma in realtà, questi governatori e tetrarchi, che poi comandano lo scenario politico del tempo, soprattutto nella terra di Israele, personaggi come Ponzio Pilato, abbiamo sentito Erode, Erode Antipa, Filippo, Lisania, sono quelli che rappresentano il potere, e a questi si uniscono anche quelli che rappresentano il potere religioso, Anna e Caifa. In realtà però le cose non andranno così, anche se questi purtroppo saranno coinvolti nello scenario e nella condanna a morte di Gesù. Ma noi vogliamo andare un po' oltre le apparenze, oltre quello che si vede nel racconto e nella superficie, perché un altro è il protagonista e credo che questo protagonista sia decisivo, è Dio stesso. Quindi non è un Dio che si tiene lontano dalla storia, dalla vicenda degli uomini, ma che si immerge nella storia degli uomini e addirittura manda il Figlio, il quale si incarna proprio perché quella parola diventi carne, prenda vita in mezzo a noi, in mezzo agli uomini. Quindi Luca presenta il soggetto di tutta la frase e dice: la parola di Dio scese su Giovanni nel deserto. Ecco quindi il soggetto è la parola di Dio, così come avveniva anche per i profeti, i quali erano semplicemente degli intermediari della parola di Dio, coloro che parlavano al popolo in nome di Dio, quindi facevano soltanto da tramite. E allora ciò che è decisivo non è il portatore della parola di Dio, ma è Dio stesso, il fatto che il Signore entri nella storia del suo popolo e dell'intera umanità. E il luogo dove questa parola si incarna è il deserto. Il deserto solitamente rappresenta non un luogo sicuro, rappresenta il luogo delle privazioni, dove manca l'acqua, dove c'è caldo, dove ci sono le fiere, dove ti mancano le sicurezze. Eppure la parola di Dio scese su Giovanni nel deserto. È lì che si riscopre la condizione essenziale dell'uomo. L'uomo non può barare. L'uomo si trova solo con se stesso davanti a Dio. Così è avvenuto anche per alcuni padri che si sono ritirati nel deserto, ma non per allontanarsi dalla comunità civile, ma perché ritrovavano il loro rapporto con Dio. Allora l'Evangelista Luca qui ci presenta Giovanni, che chiede di preparare la strada al Signore, di colmare le valli, di raddrizzare i sentieri, ma soprattutto i sentieri del nostro cuore. Credo che anche l'uomo dell'inizio del terzo millennio abbia bisogno di riscoprire questa pagina evangelica se vuole andare incontro al Signore preparato e con il cuore contrito. Io me lo auguro di cuore. Buona domenica a tutti voi.